Buongiorno a tutti. Volevo trattare oggi un argomento che pare essere diventato o tornato di grandissima attualità. Mi chiamano tanti clienti, mi scrivono e mi dicono: continuiamo ad essere assillati da telefonate anche piuttosto pesanti da società di recupero crediti. Ora, queste società di recupero crediti nel 99% dei casi sono società che hanno ricevuto il mandato da qualche SVP, poi vi spiego che cos'è una SVP, di esercitare l'azione di pressing, come dire, giuridico-psicologico nei confronti del debitore di turno ritenuto tale, della famiglia debitrice, per ottenere il pagamento di insoluti che sono rimasti appunto tali e non corrisposti alla società che aveva emesso a suo tempo la relativa fattura e il mandato di pagamento. Ora, stiamo parlando in questo caso di somme anche piccole, 300, 500, 1000, 1500, 2000 euro, comunque micro recuperi da questo punto di vista, per i quali vengono incaricate delle società dove ci sono delle persone più o meno formate a fare questo tipo di telefonate e a dire: noi siamo la società di recupero crediti della Omnitel, piuttosto che della finanziaria tal dei tali, piuttosto che di qualche altra società che ci ha ceduto il credito, e quindi noi stiamo facendo la giusta azione di recupero perché lei è il debitore, noi siamo i creditori e quelli che hanno il nuovo titolo da questo punto di vista, e quindi lei deve corrispondere a noi quello che non ha pagato a Tizio, Caio, Sempronio, cioè alla Omnitel, alla finanziaria o a chi più ne ha ne metta. In pratica che cosa succede? Succede che società telefoniche, piuttosto che di luce e gas, piuttosto che di abbonamenti televisivi, eccetera, hanno tutta una serie di crediti deteriorati, cioè che non sono riusciti a far pagare con i soliti solleciti ordinari, e alla fine hanno fatto un bel pacchetto di 100 milioni, 500 milioni di tutti questi insoluti che si sono accumulati nel corso degli ultimi anni, e li hanno venduti a un prezzo vile, al 5%, al 10%, a queste società di recupero crediti che sono SVP, che a volte poi agiscono in modo diretto nei confronti del debitore, oppure incaricano a loro volta degli uffici e delle strutture, tra virgolette, specializzate a fare questo tipo di, ripeto, pressing psicologico giuridico di recupero. Ora, fatta questa premessa, che abbiamo inquadrato qual è l'argomento per il quale le famiglie e le persone fisiche vengono compulsate e vengono chiamate con insistenza perché assolvano all'onere di pagare questi insoluti, c'è da dire una cosa: chi riceve una telefonata di questo genere non si deve limitare a dire mi mandi la fattura, mi faccia sapere qual è l'insoluto, perché loro dicono: guarda, è la fattura di marzo, aprile, maggio del 2019, del 2021. Bene, quello che dovete richiedere, se siete voi l'oggetto di queste telefonate di recupero credito, dovete chiedere il contratto stipulato tra voi e la società che ha ceduto il credito a quelli che vi stanno chiamando. È chiaro? Perché? Perché nel 99,99% dei casi il contratto manca. E manca perché? Perché la cessione dei crediti in modo massivo e cartolarizzato avviene appunto proprio attraverso una smaterializzazione del titolo, dove il titolo è il contratto, cioè quello che obbliga il debitore a corrispondere a chi ha dato il servizio ciò che gli deve dare. E quindi, mancando il contratto, manca la fonte dell'obbligazione che rende il cliente obbligato a corrispondere ciò che non aveva o gli si dice che non aveva pagato. Quindi, a prescindere che quei soldi si debbano dare o non si debbano dare,
Se voi chiedete il contratto, che ripeto, nel 99,99% dei casi non hanno, loro non possono farvi nessuna azione con successo, in quanto manca la prova che chi vi sta chiedendo i soldi ha in mano il titolo per potervi obbligare a pagare. Questo è un buco normativo che nasce dal fatto che la cessione del credito avviene in una determinata modalità che appunto non prevede la cessione del contratto, ma dà al debitore l'opportunità di poter invocare l'esibizione di questo contratto che quasi mai esiste e quindi poter evitare di dover pagare. È una gabola, è una cosa scorretta? No, è l'esercizio di un diritto. Io ti pago nel momento in cui tu mi dimostri che ti devo pagare e il titolo che regge il tuo diritto ad essere pagato è il contratto. Se il contratto non ce l'hai, tu mi puoi portare un pacco di fatture, ma quelle non sono la prova che ti devo dei quattrini. E io mi metto lì col computer, ti faccio 300 fatture e te le mando. Questo non vuol dire che tu me le devi pagare. Dove c'è scritto che quelle 300 fatture tu me le devi corrispondere a fronte del fatto che ti mando un servizio e ti do un servizio? È il contratto ed è esattamente quello che vi sto suggerendo di chiedere. Quindi chiedendo ed esigendo il contratto, vedrete che questi signori dopo una o due telefonate smetteranno di chiamare. Perché? Perché o esibiscono il contratto o, da questo punto di vista, perdono loro il loro tempo e capiscono anche che voi sapete come correttamente difendervi. Buona fortuna.